Siamo con l'associazione politico-culturale Giovani Normanni che domani 7 e l'8 dicembre proporrà alla città un festival. Di che tipo di festival si tratta? Beh, sostanzialmente un festival della legalità, dell'arte, dell'eccellenza e del gusto. Abbiamo invitato il sindaco di Casal di Principe, nonché amico di Don Peppe Diana, dottor Renato Natale e il professor Andrea Bondomo. Siamo un insieme di giovani che hanno sostanzialmente voluto creare qualcosa che partisse da un desiderio comune, che è quello di contrapporsi al disfacimento totale del sentimento di aver sanità. Da qui è partita questa idea del Legart Festival, che a quanto pare è riuscita abbastanza bene, e per gli ospiti che abbiamo. Il 7 avremo Ezzezzi, il gruppo operaio di musica popolare di Pomigliano d'Arco. L'8 avremo Francesco Di Bella, che è l'ex cantante dei 24 Grana. E speriamo di apportare un valore aggiunto a questa città che di storia, di arte e di cultura dovrebbe vivere, ma purtroppo questo non succede. Ecco, questo è il gruppo dei giovani fondatori di questo nuovo... È una parte del gruppo, perché gli altri sono... Quanti siete? Siamo una ventina, di giovani, professionisti e non, che partono dai 17 anni per arrivare ai 35-36 anni di età. Abbiamo diverse competenze, stiamo portando avanti dei progetti che vanno dal doposcuola sociale, che partirà da gennaio per le famiglie meno abbienti, ai corsi di sensibilizzazione all'interno degli istituti scolastici superiori per quanto riguarda appunto dei corsi di educazione civica, perché come ben sappiamo l'educazione civica è stata estrapolata dai programmi di studio e noi vorremmo reintrodurla attraverso dei corsi extracurriculari. E inoltre, subito dopo il Legart Festival, vorremmo lanciare una campagna che è Natale con chi vuoi, ovvero le famiglie aversane che volessero potranno ospitare un anziano che sia rimasto solo per trascorrere comunque le vacanze natalizie con il calore della famiglia, insomma. Ma questo nuovo gruppo Giovani Normanni si propone anche di presentarsi alle elezioni amministrative della prossima primavera? Guardi, nel frattempo io le dico che stiamo cercando di fare qualcosa per la città. Quello che succederà da qui a 6 mesi non glielo posso dire né garantire. È chiaro che... Questo annuire della signorina significa che vi proponete di presentarvi alle elezioni? No, significa che essenzialmente non sappiamo noi da qui a 6 mesi che cosa può succedere, come penso nessun essere umano lo possa prevedere. Quindi il nostro impegno è un impegno assolutamente sociale. Noi vogliamo attirare, cioè trasmettere un messaggio essenzialmente ai giovani, e che è questo: dare importanza un senso di appartenenza al luogo, quello che manca ad Aversa. Essenzialmente è questo, sì. L'amor proprio, questo è il nostro messaggio. Poi previsioni politiche non ne possiamo assolutamente fare adesso, perché non credo assolutamente che sia il caso. Noi siamo per questo festival, questa è la prima edizione e ci stiamo già impegnando alla seconda edizione per Aversa.